Presentata all'antisala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli la nona edizione della Crociera della Musica Napoletana, convegno itinerante del Mediterraneo sulle eccellenze partenopee, organizzato da Scoop Travel sulle navi MSC Crociere. A curare la parte culturale lo scrittore meridionalista Pino Aprile. Il mare e la musica sono il sud, sono il Mediterraneo, sono Napoli, siamo noi, cioè noi siamo popoli venuti dal mare. E la musica si è concentrata su questa parte del Mediterraneo fondendo il meglio delle varie espressioni musicali che sono state partorite su questo piccolo oceano. Circa le novità di quest'anno ascoltiamo l'organizzatore Francesco Spinosa. La Crociera della Musica Napoletana vuole essere un esempio un po' per tutti i napoletani virtuosi. Noi in realtà stiamo applicando da 9 anni una strategia turistica che si chiama del bottom up, cioè valorizzare le identità locali e cercare di convogliare tutte le professionalità su quella determinata caratteristica. Intervenuto ai nostri microfoni Francesco Manco, area manager Sud Italia di MSC Crociere. Siamo giunti alla nona edizione e siamo il veicolo che trasporterà appunto tutti questi eventi, questi appuntamenti per il Mediterraneo. Ormai è una kermesse che si ripete ogni anno e grazie a questa manifestazione riusciamo a trasportare, a portare in tutti i porti che tocchiamo quello, diciamo, la parte migliore della nostra città, quindi che è la storia della cultura. Presente alla conferenza l'assessore alla cultura Nino Daniele. Una bella e interessante iniziativa che dimostra anche, direi, l'intelligenza imprenditoriale e creativa dei nostri operatori. Questo bellissimo viaggio nel Mediterraneo, partendo da Napoli e dalla sua cultura, attraverso degli artisti ovviamente tutti bravissimi e straordinari. Ovviamente partiamo da Sal da Vinci, che è uno dei nostri interpreti della canzone napoletana più amati e più popolari, ma parliamo di Francesca Marini e di Masiello, che sono veramente delle voci incredibili,